In questi giorni di avvento c'è una domanda che ci deve accompagnare. Perché viene Gesù? E la liturgia che ci educa a vivere bene l'incontro con il Signore ogni giorno risponde a questa domanda, facendoci incontrare un personaggio oppure facendoci ascoltare un insegnamento di Gesù. Per cui ogni giorno piano piano si compone questo mosaico per arrivare a comprendere appunto la risposta a questa domanda. Per chi viene Gesù? E oggi vediamo che non c'è un incontro con un personaggio, non c'è una guarigione, non c'è un insegnamento. Oggi c'è un bagno di fuoco di Gesù. Tutti gli evangelisti ci parlano di questo incontro di Gesù con la folla dopo che era sceso dal monte. Questo incontro viene in Galilea, vicino al lago. Ebbene, Gesù vede questa folla stanca, sfinita, così come il Vangelo. Addirittura c'è un'altra espressione che ci fa pensare. Erano come pecore senza pastore. Ebbene, ci lascia intendere questo tempo di avvento che Gesù viene per questa gente. Gente stanca, sfinita, come pecore senza pastore. Ma io penso che già è passato a tutti voi un pensiero. Come questa gente assomiglia al nostro mondo, assomiglia a questo particolare tempo che viviamo. Basta guardarci attorno, questi giorni in modo particolare, popoli interi, sfiniti, stanchi, a prima vista senza nessuna speranza. Ma guardiamo le famiglie, se pensiamo che il 50% delle famiglie vivono grosse difficoltà, non tanto una famiglia, quanto di relazioni, e tante di queste poi saltano di tutto. Pensiamo alle tante famiglie senza lavoro, gente stanca, sfinita. Se poi abbiamo l'opportunità di parlare con queste persone, sentiamo quanto avvilimento c'è, quanta tristezza. E pensiamo ai nostri giovani, quanti ce ne sono senza riferimenti, senza punti fermi nella loro vita, e di conseguenza con una vita che è a rischio, una vita che è a rischio del disordine. Quanti giovani conosciamo senza gioia? E di fronte a questo mondo che così con poche parole vi ho descritto, Gesù ripete quelle parole che ha detto a quella gente della Palestina: sento compassione per tutti questi, sento compassione. Cioè il mio cuore si muove alla misericordia. Il Papa ci fa notare nella bolla di intenzione del Giubileo, come tante volte viene usata questa espressione di Vangelo sulla bocca di Gesù: sento compassione, sentì compassione, sentì compassione di fronte alla vedova alla quale era morto il figlio, orai, sente compassione per questa gente, sente compassione di fronte ad un malato, di fronte ad un lebbroso. Sento compassione che gli chiede aiuto. Sento compassione, un verbo che ritorna spesso. È un verbo che esprime tutta la tenerezza di Dio. Questa tenerezza che si manifesta nel Figlio suo Gesù, che ci è stato donato. E quali sono le soluzioni che Gesù propone di fronte a questa gente stanca, sfinita, come pecore senza pastore? Il Vangelo che abbiamo appena letto ci dice
quali soluzioni Gesù propone? La prima, pregate. Pregate. Pregate perché la messa è abbondante. I problemi di questo mondo sono tanti. I fratelli che soffrono sono tanti. Le persone che sono sole sono tante. Le persone che hanno perso il senso da dare alla propria vita sono tante. Per i quali dobbiamo pregare, perché il Signore ce li manda. Certo, sono i sacerdoti, sono i religiosi, i missionari, ma non sono. Sono tanti catechisti. Anzi, questo operaio nella linea del Signore può essere ciascuno di noi. Ciascuno di voi. Nei momenti in cui accoglie questa misericordia riversata su di lui e accetta di essere uno strumento di misericordia. Tant'è vero, ed ecco la seconda risposta che Gesù dà di fronte a questa gente, tant'è vero che Gesù abilita i suoi, li chiama, dice andate voi in mezzo a questa gente, che via. E Gesù continua a chiamare oggi, continua a chiamare tutti, la Chiesa, dice il Papa, nella gloria dell'edizione del Giubileo, la Chiesa intera, quindi nessuno escluso, è chiamato ad essere nel mondo questo strumento della misericordia del Signore, perché a tutti arrivi un annuncio di misericordia e a te arrivi una parola di consolazione. E poi Gesù spiega il motivo per cui nessuno deve sentirsi esonerato da questo impegno che vi affida, dicendo: gratuitamente avete ricevuto, a voi è stata data la misericordia, voi avete sperimentato l'amore del Signore, avete sentito la profondità e la bellezza dello stare con il Signore, e tutto questo vi è stato dato per voi, per la grande misericordia del nostro Dio. Allora, gratuitamente date. Carissimi, io credo che oggi a noi viene dato una grande grazia di poter essere in questo santuario, di poter celebrare l'Eucaristia in questa carità. Questa grazia proprio pochi giorni prima dell'inizio ufficiale del Giubileo, anche se Paolo già ci ha lasciato intendere che è cominciato qualche giorno fa in Centrafrica. Ebbene, Paolo diceva: perché un Giubileo? Perché un anno santo? Fuori dei conti classici, 25, 50, 75, 100, 33, perché un anno santo così, all'improvviso? Ebbene, il Papa risponde: in un momento difficile, dove questo mondo appunto vive come pecore, stanche, sbandate, senza pastore, in questo momento c'è più che mai bisogno di gustare e di annunciare la misericordia, di sentire la misericordia e di donarla. Sembra che il Papa quasi abbia fatto riferimento allo strato del Vangelo per poter dire un giudizio, per dirci quanto il mondo ha bisogno. E Gesù, Gesù è il grande dono venuto proprio per questo, per manifestarci il volto misericordioso del Padre. Gesù è venuto proprio per dirci la tenerezza. Gesù è venuto per dirci come il Padre cerca tutti e vuole che nessuno si perda. Allora, carissimi, oggi in questo santuario della misericordia, che per questa diocesi è proprio la Chiesa Giubilare, aperta la porta santa. Ebbene, oggi viviamo con una grande grazia quello che ci stanno dando di vivere. E partiamo da questa celebrazione con un desiderio forte di prendere sul serio il tempo che abbiamo davanti. Proprio come
come un'opportunità che ci è data di sperimentare la misericordia. Ci è data questa grazia. Oggi, 5 dicembre, vediamo come un invito che il Signore ci fa. Oggi cominciamo ad aprire il cuore al Signore per sperimentare la sua misericordia. Oggi, nella preghiera, nell'ascolto, nelle varie celebrazioni che farete in questo santuario, soprattutto guardando il crocifisso, che è l'amore misericordioso, lasciatevi toccare il cuore. A ciascuno di noi, oggi il Signore poi dice, tu, ritornando a casa, sii strumento della mia benevolenza, sii strumento della mia misericordia. Tu che hai sperimentato la tenerezza di Dio, sii poi la via della tenerezza di Dio. Carissimi, Dio riversa su di noi ogni grazia, ogni dono. Come possiamo restituire a Dio? Ma Dio è padrone di tutto, non ha bisogno che non restituiamo niente. Però Dio ci chiede di restituire tutto quello che riceviamo ai fratelli. Ecco perché il Papa dice: voi che avete gustato la misericordia di Dio, ora vivete le opere di misericordia. Quasi per dirci concretamente restituite, attraverso scelte e gesti di amore precisi. Le opere della misericordia, che vuol dire soccorrere chi ha bisogno, che vuol dire aiutare realmente chi ha bisogno. Vuol dire camminare accanto a chi è solo, a chi è triste, a chi è bisogno, a chi è nella povertà, a chi è nella tristezza, a chi è nella noce. Allora, carissimi, questo giubileo avrà un senso. Oggi qui, in questa chiesa, anche per l'intercessione di Madre Speranza, chiediamo con forza che possiamo vivere questo tempo di grazia. E permettetemi, a conclusione di questa omelia, di rivolgere anche un brevissimo pensiero a quel gruppo che oggi comincia il suo percorso di formazione per arrivare poi a far parte dell'associazione dei laici del mondo misericordioso. Poi alla fine vi presenteremo. E a voi vorrei dire che questa chiamata vale in modo. Siate fin da oggi nel vostro ambiente, nella vostra chiesa, nelle vostre parrocchie, specialmente con gli uni, i segni di Dio, la vostra vita parte, la vostra vita parte. E quindi quella tenerezza che non è tenerezza, che sia lontano, quella tenerezza che è forza, che è accoglienza, che è vicinanza, che è pazienza, che è conforto, tutta questa tenerezza che è la tenerezza di Dio, oggi vi caratterizza, proprio perché chi vi incontra possa sperimentare come con il Signore si vive la pace. Oggi comincia un cammino per voi di formazione, un cammino che spero arriverà a conclusione e possa essere questa la vostra vocazione nella Chiesa. Lo chiediamo.